Mutazione di equipaggiamento Wicerda. Gran Maestro. Blood and Wine può ottenere altre mutazioni da Witcher per sbloccare nuove capacità. Presto un messaggero ti recapiterà una lettera molto interessante. Leggila e indaga sulla storia del professor Moreau per saperne di più sulle mutazioni. Pare che un maestro armaiolo che vive a Toussaint realizzi armi e armature di qualità eccelsa. Per di più riceverai un bonus speciale se indosserai tutti i pezzi di un set di questo straordinario equipaggiamento. Indaga sulla faccenda, non te ne pentirai. Ah, quindi abbiamo anche, beh, immaginavo delle missioni secondarie, sì, che adesso non ci sono perché dobbiamo scovarle. Fa vedere la mappa, scusate. Blood and Wine missioni. I posti da cui puoi iniziare nuove missioni in Blood and Wine sono segnati con l'icona punto esclamativo rosso, praticamente. Ok. Beh, la mappa dicevano che era grande come le skellige. Così a occhio non mi sembra, sinceramente. Però comunque sì, magari siamo vicini. Vai che le skellige comunque la maggior parte è acqua, quindi non c'è tantissima terra. Qua invece è il contrario, c'è più terra. Però sì, sì, vabbè. Per ora seguiamo lui e vediamo. Ci capitano missioni secondarie, ovviamente le faremo. Vabbè, questa mi sembra una terra pacifica. Cioè non è segnata, decisamente non è segnata dalla guerra. Tutto bello, tutto bello colorato. Non sono abituato alla maniera in cui i knights parlano. Specialmente come si cambia di nuovo tra il flowery e, beh, il normale. Siamo knights errant, in servizio della sua graziosa magnificenza. Quando appariamo in suo nome o parliamo in suo behalf, siamo bound by tradition. Vabbè, un posto nuovo, usanze nuove, ovviamente. Ma com'è blu l'acqua? Anche il cielo è un blu intenso. Ok. No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Vabbè, cavallo non si intrometta, grazie. Ah, quindi devo esaminare, ok. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Ok, usa i sensi da Witch per ispezionare. Ok. La riva del fiume e scoprire cosa hanno fatto le guardie. C'è altro qua, magari, no? Però sento dei. Ecco, infatti lui è già partito. Got guests, careful. Questi mi aspettavo che erano droner, invece sono scurver. Sono simili comunque. Sì, anche nelle movenze sono simili. Niente, no, non gli abbiamo dato fuoco. Attenzione. Forse la barra dell'adrenalina era meglio quella vecchia, eh? Insomma, mi regolo un po' male. Vabbè, ma sarà. Alla madonna! Ah, quando muore. Aspetta. Esplode così, tipo kamikaze, pensa a te. Allora, è tipo. Ah, com'è che si chiamava? Demone putrefatto, forse. Quello che quando moriva esplodeva. Infatti, ecco. Eh sì, ce n'è uno qua sotto, ma. Ecco, va che è uscito. Occhio. Perfetto. Hanno tolto il tempo delle pozioni. C'è solo la barra verde adesso. Più difficile da capire il combattimento. Colpo critico. Ah, stavo per fare il colpo. Ah, ancora? E allora? No, basta. Ormai mi ha tolto poco. Ma adesso. Ok, adesso esplode, attenzione. Ho
Ok. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Li avrà aggiunti al bestiario, secondo me sì. Bestiario. Vabbè, il mostro di... Ok. Comunque un umanoide. Cioè, così, di profilo, nero. Sarà creature maledette? No, non credo. Costrutti? No. Aspetta. Necrofagi, forse. Demoni putrefatti. Eccolo qua. Sì. Contro questo mostro puoi usare... Vabbè, giustamente, un guinto antinecrofagi. Mamma mia, che brutto. Pieno di spine. Vabbè, noi stavamo indagando. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Qua? Ah, no, niente. Ah, le impronte vanno di qua, poi si perdono nell'acqua, ma proseguono di qua. Aspetta. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. E beh, attaccava i nobili, no? Gotta dive in. Make sure they didn't miss anything. Esatto, ma... Fai vedere se c'è altro qua. Junk that came down the river. We must keep searching. Vabbè, erano degli incivili, abbiamo capito. Stavano tutto nel fiume. Ok, raccogliamo le solite cose, dei mostri. Buttiamoci allora qua. Sì. Fammi andare giù. Dici, intanto c'è un baule. Stiva della guardia ducale, fiorini. Ah, è vero, qua la moneta cos'è? Sempre le corone o... Forse sì. Aspetta, là c'è qualcosa di rosso. No, caraffa, ma... Aspetta, possiamo... Ah no, ecco, c'è qualcos'altro. Lino. Qua. Chiaro di legno, bello. Questo... Fazzoletto con il monogramma DLC. Ah, è quello che dobbiamo trovare. E queste sono le reti dei pescatori. Pesce pulito. Beh, direi. Chief. Monogram DLC. A noble's accessory, clearly. Need to comb the bank. Torniamo a riva. No, questo l'abbiamo già visto. Ok. Qua non l'abbiamo visto. Look, a boat was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen. Which direction they took? We should ask there. Sono lì a guardare, infatti. Ma qualcuno o qualcuno, un po'. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions, no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did. But I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern.
Scusa, non lo sapevo. Volevo. Return to court. Barely got back to Tucson. A knight in the service of her illustrious highness knows no rest. In fact, I feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Beh, immagino, visto che è al servizio della duchessa, non potrà stare lontano per molto. Ma andiamo a piedi o usiamo i cavalli? Ah no, devo seguire lui. Ok, sì, vabbè, ma ho visto dov'è la taverna, vabbè. Seguiamo lui. Ma ho visto. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarieta. Anarieta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomeran's presence, however. He finds such familiarity offensive. Don't crowd around. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Tucson. Killer of the north, they say. What? With no lads brave enough? Che babba, che cade gli annunci, bene. Beviamo allora. Ma beviamo qualcosa, già che siamo qua. O... so, terra del vino. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day. But when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Geralt, presentiamoci ancora, anche se vabbè. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchery trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window and beheld a sky red. Abbiamo capito. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw a head bobbing, eyes bulging. The tongue blew and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corfo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corfo Bianco is Baron Rossell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. E quella chi è? Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage.
Rossell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Rossell now bunks with his brother in Vicar Faro. I told Rossell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent? Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher Codsworth. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. Ma, questo è da vedere, eh? They say anything else about the beast, besides it being a messenger of the gods? The Toussaint Trois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Vabbè, che compito che ha. Vabbè, lasciamolo ai suoi compiti, anche noi abbiamo i nostri. Vai a Corvo Bianco, esamina il corpo nella cantina. Ma prima vediamo la bacheca, già che siamo qua. Lustra scarpe offesi, lupo bianco, dove sei? Sono richiesti i servizi del Witcher Geralt di Rivia, meglio noto come il lupo bianco, in qualità di guida. Per questa insolita missione riceverà un pagamento adeguato. Per maggiori informazioni deve recarsi al campamento del Conte Bellard Beledal a Toussaint. Tutte le altre persone sono invitate a non presentarsi, spacciandosi per Geralt di Rivia. Il Conte Beledal non è nato ieri e sa distinguere un vero Witcher da uno falso. Chi sta pensando di trasferirsi con abiti stracciati e spade di legno, di stravestirsi, scusate, con abiti stracciati e spade di legno, farebbe bene a cambiare idea e a tornarsene a casa. Vabbè, okay. Quindi sarà una missione per me. Grande torneo di Gwent. Ah, c'è un torneo di Gwent. Attenzione. Contratto per uno più witch. Scorta a una carovana. Ducal Turks looking for help. Could be good coin to be made. Quindi abbiamo guadagnato delle missioni. Vediamo. Missioni. Ok, abbiamo questo, missione secondaria. Oh, va che roba. Cavaliere mercenario. Vai dal camerlengo ducale per conoscere i tagli del contratto. Torneo di Gwent. Guerra del vino. Vai nel porto in cui si tenerà l'asta. E la fauna di Beauclair. Incontri i mercanti del campamento. Ah, livello 46 questo. Glielo suggerito la Madonna. Questa l'aveva fatta molto dopo. Però adesso quasi quasi. Dunque, dove dobbiamo andare noi? Vediamo. Ah, beh, qua vicino. Allora, per il momento proseguiamo un attimo con la missione principale. Che poi vedremo a quella secondaria. Anche perché secondo me saranno un bel po', eh. Non sarà come in Hearts of Stone, che sono uno o due. Aggiornamenti missioni. Quando la missione viene aggiornata, apparirà una notifica a sinistra dello schermo. Se non si tratta della missione in corso, puoi premere R per iniziarla se abbiamo visto.
ce lo sappiamo. E caccia grossa. Sì, sì, abbiamo preso un po' di missioni, ma adesso noi proseguiamo con la nostra, poi vediamo. Comunque sembrano interessanti. Sounds like a fight. Have to hurry. Uno scontro. Sì, si sente, si sente. Sto correndo, eh. Arrivo. Vigneto di Corvo Bianco. Damn it. Keller must still be here. Dov'è? Dov'è? Throat torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. In the cellar, gotta be. Claw wounds from five separate claws, spread of a small human hand, massacred by a vampire. Not an Ekimara though, or a Fletter. Bruxa, gotta be. Bruxa? Bruxa, eh? Attacker had no trouble knocking over the cart. Aspetta, leggi la voce. No, no, leggiamo la voce del bestiario, per carità. Un vampiro, ha detto. Necrofagi, vampiri. Ah. Cos'è? E quando si attraversa un bosco, meglio evitare le zone in cui più uccelli cantano insieme. In genere significa che si tratta di un terreno di caccia di una bruxa, dalla quale non c'è scampo. Consiglio di un anonimo. Per nostra fortuna non ci sono molte bruxa e bruxa, vabbè, quello che è, in circolazione. La maggior parte di loro vive lontano dagli uomini, dal momento che sono creature caute e non vogliono rischiare di farsi cogliere di sorpresa. Quelle che vivono nei pressi dei centri abitati evitano comunque di uscire di giorno e di mescolarsi alla gente, perché si noterebbero, aggiungerei. Quando le si incontra di notte, può capitare di scambiarle per passanti o viaggiatori ritardatari alla ricerca di un ricovero per la notte. Eppure è facile riconoscerle, hanno molti tratti in comune con gli uccelli. La loro voce è acuta e i loro movimenti sono rapidissimi. Le bruxa sono più veloci e forti degli uomini e inoltre sono in grado di rendersi invisibili. Le bruxa possono spostarsi molto rapidamente e, dato che sanno rendersi invisibili, riescono a confondere gli avversari per poi attaccarli alle spalle. Per questo motivo, contro questi vampiri è particolarmente efficace la bomba polvere lunare, che, anche se non contrasta del tutto l'invisibilità, rende perlomeno rilevabili i loro movimenti. Anche una generosa spalmata di unguento per vampiri può rivelarsi utile contro questi mostri, che sono soliti usare i loro artigli per sfondare le difese dei nemici e poi crivellarli di colpi. Un'altra tecnica delle bruxa consiste nel mordere la preda e indebolirla succhiando nel sangue. Perciò i Witcher che le affrontano dovrebbero bere una pozione sangue nero prima dello scontro. Le bruxa sono anche note per i loro attacchi sonici, che lasciano storditi gli avversari. Ok, quindi direi di usare sangue nero. Infatti, ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo. Allora, inventario, pozioni. Sangue nero migliorato, forse era. Migliorato, esatto, vai. Black blood and moon dust. Could be lifesavers. Non abbiamo polvere lunare, ma sangue nero sì. Footprints. Small bare feet. Lead deeper into the cellar. Fell down the stairs, broke his neck. Fede, ha lasciato carneficina. Hurled against the wall with great force. Sì, abbiamo letto che ha una forza sovraumana. Eccola. Non si è accorta di noi? You. Saw you at the inn. Ah, è vero, era quella della taverna. Se si girasse, magari. I know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. Don't have to fight. Dice niente.
You are wrong. Ma aveva detto che mettevano suoni acuti, quindi comunque è vero, forse sanno anche parlare, magari. I cannot let you leave. Madonna. E perché non puoi lasciarmi andare? Madonna. Vediamo di mirarlo. Vediamo col fuoco, magari. Ok, se mi attacca ho comunque sangue nero. Occhio. Aia. Non riesco a mirarla. Ah, merda, già dietro. Inizia a essere rapida. Oh. Aia. Maledizione. Ah, lo Yirden era giusto, giusto. Il segno. Guarda che ti vedo, anche se sei invisibile. Aspetta, Ecco. Oh, sto preso, eh. E abbiamo dato anche fuoco con la spada. Occhio. Aia. E altro, vai. Facciamo tutta la zona piena di segni. Ouch. Ti do anche fuoco, guarda. Ok. Non mi hai preso. No, adesso siamo fuori. Meglio. Ok. Occh. Dai. Sanguinamento. Bene. Occhio. Tacco. No, no. Alle spalle, bastarda. Mancata. Ah, si para con quelle unghiacce schifose. Ah, ti ho interrotto, Che azione? Errori strani, io non lo so. Ok, è morta, praticamente. Occh. Occh, no, siamo fuori. Occh. Vai. Venga, venga qua. Dai, non parare. Su, fa la brava. Che cavolo. Mi manca uno sputo di vita. Oh. T'ho preso, Beh, direi che sei morta. Killed all these men to get to the body. What was she doing at the table, though? Cappello di mostro. Cappello. Indagine blu maggiore. Beh, niente di che. Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Esaminiamo la testa. Laid in water for some time. Head swollen and something took a few bites out of it. Something in the throat. Siamo un po' intossicati, eh? A pouch bulging with coins. Nella testa, nella bocca. Guardian florins from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Beh, comunque se diciamo colpisce specificati individui e nasconde le sue tracce, certo che è intelligente come bestia. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing.
Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. No, il petto abbiamo visto, testa si concludi. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, how it shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Va bene. Allora adesso usciamo da qua. Anche se... No, forse c'ha... C'è anche chiuso la porta, adesso sarà aperta, infatti. Ecco. Bene. Prima mediterei un attimo e poi vediamo... Che fare...